Tante personalità, ma una sola vocazione, quella per il furto. I protagonisti di questo podcast ci accompagneranno alla scoperta del mondo dei furti d'arte. Vault Art. Questa è la storia di un criminale gentile ed educato. Il suo motto era: rubare i ricchi non è peccato. Non operava mai a cuor leggero, il suo scopo era nobile e sincero. Non si aspettava di certo dei rimproveri, ciò che voleva era solo aiutare i poveri. Il suo nome era Vincenzo Pipino e si sentiva un Robin Hood fin da bambino. Le opere d'arte erano la sua specialità, ma le armi e la violenza mai userà. Il rapporto con la polizia veneziana era tale che, dopo un gran furto, lo invitavano a bere un caffè. Potreste pensare che è comunque un furfante, ma aspettate solamente un istante. In questo podcast vi vogliamo raccontare come Pipino i poveri voleva aiutare. Nome: Vincenzo. Cognome: Pipino. Nazionalità: italiana. Data di nascita: 22 luglio 1943. Luogo di nascita: Venezia. Professione: e ladro. Reati commessi: bah, oltre 3.000 furti. Segni particolari: bontà e onestà. Questo è proprio un professionista. Ma va, è solo un poveraccio. Ha sempre fatto solo questo da quando è piccolo. Infatti Pipino era il primo di 5 fratelli di una famiglia molto povera. Iniziò a rubare, pensate, quando aveva solo 8 anni. Era stato espulso dalla sua scuola per uno spintone dato a un suo compagno che si comportava con lui come se volesse solamente farlo sentire povero. Pipino si ritrovò in strada. Rubò un chilo d'oro, il primo dei 7-8 quintali della sua carriera. A suo dire lo fece proprio per aiutare i suoi genitori, sua nonna e i suoi fratelli. Nella vita di strada e nel furto, Pipino racconta di aver trovato la propria appartenenza già da piccolo. La strada è la mia maestra, diceva. Da adulto, infatti, il furto di opere d'arte divenne la sua specialità, in pratica il suo lavoro. Ma cosa rende la storia di Pipino così diversa dalle altre? Vincenzo Pipino ha sempre seguito un ferreo codice di non violenza. Ciò che anche le stesse forze dell'ordine dicevano di lui è che non avrebbe mai non solo usato, ma nemmeno portato con sé alcun tipo di arma e compiva i suoi furti solo nei confronti di persone ricche e benestanti. Oltre che un ladro gentiluomo, Pipino è sempre stato anche un ladro onesto. Legatissimo alla sua città, Venezia, le restituiva sempre le opere che rubava o ne chiedeva un riscatto ai musei e ai palazzi dai quali le sottraeva. Non voleva privare la sua città di quei capolavori. Uno dei suoi furti più famosi, di cui vi vogliamo raccontare, è stato compiuto proprio al Palazzo Ducale di Venezia. Ho rubato davvero tanto. Ho rubato proprio tanto. Se avessi tenuto per me l'1% di quello che ho rubato o di quello che ho donato, sarei milionario. Ma quale soddisfazione più grande di aiutare un povero a prendersi il pane? Rubavo le carte di credito e andavo al supermercato. Un conto è rubare per quella mania di possesso del denaro, che fa schifo. Un conto farlo per una sorta di sfida. Non esiste una ricchezza che non provenga da un ladrocinio. La mia etica? Non far dannare le persone. Rubare, ma onestamente.
la domanda sorge spontanea. Ma cosa passa per la testa di Vincenzo Pipino? Dottor Caio Sempronio, lei cosa ha da dire riguardo questo interessante profilo psicologico? Un aspetto dominante di soggetti come Vincenzo Pipino è il bisogno di un costante confronto con se stessi e le proprie capacità. La necessità di una sfida. Il piacere che ladri come lui ricavano dall'aggirare i sofisticati sistemi di protezione è un piacere che oltrepassa la brama di denaro. Personalità come quella di Pipino cercano il brivido del rischio, anche se ciò può portarli a una vita in prigione. È il prezzo da pagare per trovare il proprio scopo nella vita. L'infanzia di Vincenzo, che ha iniziato a rubare per aiutare la sua famiglia, è stata determinante nella formazione di questo bisogno, come se fosse rimasto in lui un istinto di sopravvivenza. L'8 ottobre 1993, Pipino organizza con audacia un colpo per rubare la Madonna con Bambino di Vivarini, un'opera dal valore stimato tra i 300 e i 400 mila euro. Come ci è riuscito? Si infilò in un gruppo di visitatori al Palazzo Ducale e ne rimase intenzionalmente indietro. Entrò inosservato in una delle sale espositive, chiuse la porta e attese fino a notte. Era lì la preziosa tela, opera simbolo del potere della Repubblica di Venezia, dipinta all'inizio del Cinquecento. Il nostro ladro astuto la prese e la coprì con una coperta, poi uscì dal palazzo attraverso una porta laterale. Non sono stato io a rubare l'opera, ma lei a rubare me. Il giorno dopo, la notizia principale sul giornale locale era: sciocca Palazzo Ducale, un furto facile facile. La domanda sorge spontanea: perché lo chiamano ladro onesto? Perché il suo intento, ricordiamoci, era quello di rubare per poi restituire le opere. Così fu fatto e la polizia ne diede notizia alla stampa. Pipino descriveva così il suo rapporto con la polizia. Noi ci siamo sempre rispettati. Nelle carceri sono stato un leader. Mi chiamavano il sindacalista. Ho fatto 22-23 anni di reclusione e sono comunque convinto di andare in paradiso. Pipino smise di rubare quando era a posto con la giustizia e, ironia della sorte, iniziò a lavorare come consulente per musei e gallerie d'arte sui sistemi di protezione e sicurezza. D'altronde, chi li conosceva meglio di lui? Oggi Pipino è un pensionato come tanti altri, che conserva però il ricordo di una gioventù e una vita fuori dal comune. Non tutti i ladri sono onesti come Pipino. Ce ne sono molti che rubano per ricavarne un bottino. Se per Pipino rubare non era peccato, per altri ladri è solo far parte di un mercato. Nel prossimo episodio vi vogliamo raccontare come questi furfanti si possono acciuffare. Abbiamo intervistato per voi gli 007, che ai ladri d'arte mettono le manette. Non smettono mai di investigare, perché in Italia c'è un grande patrimonio da tutelare. Se il viaggio alla scoperta dei furti d'arte volete continuare, il prossimo episodio non dovete farvi scappare.